È amato come una pop star da milioni di ragazzi, ma è un insegnante, uno scrittore, Alessandro D'Avenia, che ha mandato in libreria il suo ultimo romanzo, che racconta questa volta dell'amore di tante donne della storia. Il servizio è di Carola Carulli. Wise men say... Lo chiamano Prof 2.0, le sue storie hanno raccontato l'adolescenza, la letteratura e la poesia. Alessandro D'Avenia oggi cerca di rispondere alla domanda delle domande: l'amore può salvarci? Arrivato a 40 anni, la propria nave comincia appunto a dover affrontare tempeste, che cosa si può buttare via e cosa invece è necessario per salvarsi. Quindi queste 320 pagine sono una lunga risposta attraverso le donne che ho incontrato in questo libro per capire qual è l'unica scialuppa che ci salva dal naufragio. Al centro di tutto le donne, o muse, esistite davvero, compagne di vita di grandi artisti, specchi delle loro inquietudini. Sono 36 storie di donne che hanno avuto un azzardo grossissimo, quello di provare ad amare uomini che erano già impegnati con un'altra donna. La musa simbolica, che impegnava il loro cuore e la loro testa, perché sono tutti artisti, entra in competizione con la musa in carne e ossa, ma subito ne scaturisce un triangolo amoroso che dal punto di vista narrativo fa scintille. Da Euridice a Jean Modigliani, ognuna di loro gli ha insegnato qualcosa, anche se per lui una su tutte è l'emblema dell'amore assoluto. Ha amato in modo particolare Nadiezhda Mandelstam, che è la donna che, quando suo marito fu portato in campo di concentramento, imparò a memoria tutte le sue poesie perché sapeva che il regime avrebbe distrutto non solo la carne di suo marito, ma anche la carta. L'amore è l'unica cosa che può portare una luce nel quotidiano vivere, nella ripetitività dei gesti, dei giorni. Quindi io avevo bisogno di riscoprire in che modo questa luce, questa grande promessa, possa essere in qualche modo realizzata. E amore anche in musica, adesso con O Vita, il nuovo album di Jovanotti, in vendita da domani, un'anteprima nel servizio di Bruna Fattenotte. In Italia, in Italia, in Italia, e dove se no? In Italia, in Italia, in Italia. Se fossi uno che fa il vino, ti direi c'è cioè, Lorenzo in purezza, come dire, no? Fai proprio. C'è solo quello lì. Un distillato purissimo tra rap e cantautorato. A 30 anni dagli esordi, Jovanotti celebra la vita e lo fa con un disco a lei intitolato Nato racconta tra le colline toscane, la California. Ballate intense, ma anche l'hip hop delle origini nelle 14 canzoni dell'album, anticipato dal singolo girato nelle strade di Roma, Vista San Pietro, dove è cresciuto e dove, ricorda, tutto è cominciato. C'è di quel ragazzo oggi in questo disco? Io penso che ci sia molto, io penso che ci sia veramente molto, che penso che ci sia tutto addirittura. Le parole sono, ti escono dalla bocca, no? Come degli spiriti, e quindi bisogna un po' seguirli. Se ti esce una parola vuol dire che ha ragione lei. Vita, libertà, ma anche amore, le parole chiave, il tocco del leggendario produttore americano Rick Rubin a rendere essenziali melodie e testi in puro stile Jova. Un'avventura ripresa passo dopo passo in un docufilm presto nelle sale, in attesa del lungo tour che comincerà a febbraio. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Dovete aspettarvi di divertirvi come dei pazzi. Stiamo preparando uno spettacolone, grandissima innovazione tecnologica, ma contemporaneamente un sacco di cuore. Libertà, 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 libertà.